La nostra idea è che fare impresa, che l'imprenditoria, che essere imprenditori, sia un grande esercizio di libertà. L'imprenditoria è un'attività libertaria, o meglio, può essere, dovrebbe essere, e bene per la società che sia un'attività libertaria. E attenzione, diciamo libertaria, non liberista. E la differenza non è sottile, chiaramente. Fare impresa è un'attività libertaria perché permette a ciascuno di esprimere nel proprio lavoro ciò che realmente è. Permette a ciascuno di costruire un mondo, che è un mondo conformato sulla base dei propri desideri, delle proprie ambizioni, delle proprie caratteristiche. E quindi è un esercizio di libertà sicuramente per se stesso, per chi è imprenditore. Perché io decido di fare ciò che voglio, come voglio. Nel rispetto chiaramente degli altri, nel rispetto dei limiti di legge, nel rispetto però all'interno di quel macro campo da gioco che è la società, io posso fare quello che voglio, decido di esprimere me stesso come voglio. E però, se questo fosse un esercizio di libertà che porta vantaggio solo ad un singolo, io sono libero, ma sfrutto gli altri, non sarebbe una cosa molto buona, non sarebbe certamente coerente con i nostri valori, ad esempio. Se noi promuovessimo questo tipo di questa visione dell'imprenditoria, non saremmo noi, non potremmo mai farlo. No, noi crediamo che deve essere un esercizio di libertà per sé e per gli altri. Perché attenzione che un esercizio di libertà è anche decidere, scegliere di non essere imprenditore. Una persona può decidere che non vuole essere imprenditore. Ciò non di meno, questa persona non deve essere costretta a inserirsi in strutture delle quali non condivide finalità, modelli, metodi. Fino a che continuiamo a proporre aziende fatte con lo stampino, tutte uguali, che si conformano a dei modelli che sono, alla fine, modelli fordisti, modelli patriarcali, modelli tipici del capitalismo familiare europeo per l'Italia. Ecco. Noi non stiamo costruendo opzioni di libertà per chi viene a lavorare insieme a noi. Noi stiamo costruendo una serie di casette tutte uguali che dietro di sé lasceranno poco o niente. Ma se io sono in grado di costruire un'attività, un'azienda, conformata sulla base di principi e valori particolari, peculiari, che la distinguono dall'altra, allora sto anche creando poi un piccolo campo da gioco per permettere a qualcuno di venire a lavorare come collaboratore. Perché si riconosce in quei principi e quei valori. E quindi lì sto costruendo libertà per me, ma libertà di scelta per altri, che possono decidere, che hanno un'alternativa. E quando costruisco libertà per me e libertà per gli altri, io co sto costruendo un nucleo libertario, un nucleo, un esercizio di libertà, ma che è un esercizio di libertà attivo e partecipativo all'interno della società. E quindi sto costruendo un nucleo di libertà nella società e quindi sto contribuendo ad avere una società che sia più libera. E noi crediamo che una società più libera è una società più giusta.